Amici di Lecce News 24, buongiorno e ben ritrovati con le nostre breaking news, apertura dedicata ad una notizia di cronaca. La direzione investigativa antimafia di Lecce ha proseguito alla confisca di beni nei confronti di un 55enne che abita nel Sud Salento. Il provvedimento di confisca odierno è stato emesso dalla seconda sezione penale del Tribunale di Lecce a seguito della proposta di misura di prevenzione patrimoniale della Direzione Investigativa Antimafia. I beni sottoposti a vincolo ammontano a un valore stimato in oltre 1.200.000 euro. Intorno alle 21.30 di ieri sera una donna leccese è stata scippata in via Brenta da un individuo di altezza media con addosso un giubbino scuro con collo di pelliccia. Necessario per lei l'intervento del 118 a causa di alcune scoriazioni. Nella borsa aveva appena 15 euro, indaga la polizia di Lecce. Anci Puglia scrive al governatore Michele Emiliano, al Dipartimento Promozione Salute e al direttore dell'ASL di Bari chiedendo indicazioni operative in merito alle disposizioni relative alla vaccinazione anti-meningococco B dopo l'applicazione dell'articolo 52. Ciò dopo l'applicazione ed è riferito alla legge regionale numero 40 del 30 dicembre 2016. Bene, cambiamo argomento. Presentata stamattina a Palazzo Adorno la seconda edizione del Picture Book Fest. Festival per la prima volta a Lecce finalizzato alla valorizzazione dei linguaggi della narrazione e dell'illustrazione contemporanea attraverso la letteratura e la scrittura. Dal 21 gennaio prossimo spazio a mostre, workshop e attività varie all'interno della Biblioteca Provinciale Nicola Bernardini del Must, nella Galleria Foresta e nel Palazzo Mandurino di Zollino. La pausa e i giallorossi di mister Pasquale Padalino saranno impegnati nel fine settimana contro il Melfi. L'abbondante pioggia ha costretto la squadra ad allenarsi anche ieri sul sintetico di L'Equile. Il tecnico giallorosso ha fatto svolgere un lavoro prevalentemente tattico. Si sono allenati tutti regolarmente ad eccezione di Torromino. Domani è prevista un'altra seduta a porte chiuse al mattino. Bene, terminano qui anche per oggi le nostre breaking news. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo che tutte le altre notizie sono leggibili all'interno del nostro sito internet www.lecenews24.it, anche in versione mobile. Grazie e arrivederci.